Elliot, il drago invisibile. C'era una volta un bambino che si chiamava Peter. Era un bambino molto solo perché non aveva più genitori e non aveva né fratelli né sorelle. Perciò Peter avrebbe tanto desiderato avere un amico. Un giorno, proprio mentre stava lì triste e assorto, si vide comparire dinanzi un enorme drago verde con due piccole ali rosa, il dorso crestato rosa, un ciuffo rosa e un bellissimo sorriso. Peter non si spaventò, anzi, gli si fece vicino vicino fino a quasi a toccargli il muso e gli chiese: «Ciao, chi sei?» «Mi chiamo Elliot e sono tuo amico», rispose il drago. Peter fu così felice che cominciò a correre per i prati cantando e facendo capriole, seguito da Elliot, e per la gioia faceva balzi altissimi. Anche Elliot era molto felice. Dopo tante corse, i due si sedettero finalmente a riposare e a farsi qualche confidenza. «Io sono scappato dal collegio», disse Peter, «e cerco una casa dove vivere. Vuoi venire con me?» «Sì», rispose Elliot. «Bene, adesso però avrei anche fame», disse Peter. «Apparecchio subito», rise Elliot e cominciò a scuotere un melo, tanto che, in men che non si dica, tantissime mele caddero a terra. Poi Elliot aprì la bocca, ne uscì una enorme fiammata. I due amici allora accesero un fuoco e fecero cuocere le mele come fossero state al forno. Che buone, da leccarsi i baffi! «E adesso», disse Elliot, «andiamo a fare quattro passi». E con grande leggerezza Elliot si alzò in volo con Peter in sella. E così i due passarono monti, laghi e città. Alla fine, dopo aver volato in lungo e in largo, in alto e in basso, Elliot e Peter arrivarono sopra un paese in riva al mare. «È carino ed accogliente qui», osservò Peter. «Potremmo fermarci per trascorrere la notte». Elliot fu d'accordo. I due amici atterrarono e decisero di fare un giro esplorativo per il paese. Elliot, per non spaventare la gente non abituata ai draghi, si rese invisibile e poi insieme si incamminarono. Solo Peter ora poteva vedere Elliot, ma il drago era grande e grosso e urtava dappertutto, così cominciò subito a combinare guai. Prima urtò con la coda un uomo che portava delle cassette di uova. Poi distrusse uno steccato. Infine passò sul cemento fresco segnandolo con le impronte enormi delle sue zampotte e lasciando esterrefatto il muratore. Peter allora decise di andare alla spiaggia dove Elliot si sarebbe potuto muovere a suo agio.
In più trovò una grotta, era grande e bella. Potremmo passare la notte qui, disse Peter. Elliot emise un brontolio di approvazione. Peter ed Elliot si sistemarono per la notte. Prima di addormentarsi, giocarono a filetto, scrivendo sulle pareti e persino sul pancione del drago, divertendosi un mondo naturalmente. Ed erano intenti a giocare quando ad un tratto udirono una voce gentile. «Ehi, salve! Chi c'è lì dentro? Io mi chiamo Nora!» Nora era la giovane figlia di Lampada, il guardiano del faro. «Vai!» sussurrò Elliot a Peter. «Io mi arrangerò per conto mio!» Peter uscì dalla caverna e salutò Nora. Le chiese anche se voleva conoscere il suo amico drago, ma Nora rispose gentilmente di no. Nora non credeva all'esistenza dei draghi. Elliot si nascose per non spaventare la ragazza. «Vieni a casa mia», disse Nora a Peter. «Potrai mangiare e riposarti», aggiunse con un sorriso. La ragazza era convinta che Peter avesse inventato quel suo amico drago per sentirsi meno solo. Ma ecco che accade un fatto, che Peter stava cenando con Lampada e Nora quando scoppiò un tremendo temporale con tuoni e lampi che squarciavano il cielo. «Emergenza!» gridò Lampada alzandosi e subito corse a controllare la luce del faro. Il vento soffiava, la pioggia cadeva a scrosci e la visibilità era quasi nulla. Intanto, in mezzo al mare, una nave veniva sbattuta qua e là dalle onde nella tempesta. Per fortuna c'era la luce del faro a guidarla e il capitano poteva così evitare gli scogli. Ma improvvisamente una folata di vento più impetuosa delle altre investì il faro e fece spegnere la lampada. Il capitano allora si sentì perduto. «Non vedo più la luce, andremo a sbattere!» Nora e Peter intanto erano saliti sulla cima del faro per dare mano forte. «Dobbiamo riaccendere la lampada», urlò il guardiano. Aiutato da Nora, tentò di riaccendere lo stoppino, ma che niente da fare. Allora Peter ebbe un'idea. «Aspettate!» gridò e corse via, velocissimo. Peter corse a perdifiato sotto la pioggia, finalmente giunse alla grotta, dove Elliot russava, pacifico e beato. Peter lo chiamò. «Svegliati!» gli gridò. «Dobbiamo aiutare Nora e Lampada. La luce del faro si è spenta e i marinai sono in pericolo!» In un batter d'occhio Elliot fu in piedi. Infatti, era un drago dal cuore d'oro, pronto ad aiutare sempre chi si trovava in difficoltà. Si alzarono subito in volo per raggiungere il faro. Elliot era così preoccupato che dimenticò di rendersi invisibile. Quando arrivarono, Nora fu molto sorpresa di vedere il drago. Era tuttavia così preoccupata che si dimenticò di avere paura. «Così hai davvero un amico drago!» esclamò Nora. Peter però non si fermò a spiegare, non aveva tempo per farlo. «Elliot è venuto per aiutarci ed è ciò che conta», disse a Nora. In quel momento arrivò Lampada che per poco non svenne dalla paura appena vide il drago. Peter mostrò al drago la lampada. «Forza, solo tu puoi aiutarci a riaccenderla», disse Peter. «Soffia, su!» Elliot indietreggiò
Inspirò profondamente, poi buttò fuori tutto il fiato insieme a una lunga lingua di fuoco. Lo stoppino ricominciò a bruciare e la lampada del faro riprese a brillare luminosa e sicura nella notte. Peter ed Elliot fecero subito un giro di ispezione sul mare. La nave ormai navigava diritta verso il porto e anche la terribile tempesta si andava finalmente calmando. A temporale finito, Nora preparò per tutti una tazza di cioccolata calda, poi chiese a Peter: «Perché non resti a vivere con noi?» «Sarebbe proprio bello, certo», aggiunse Lampada. «E anche Elliot può restare qui. Gli costruirò una casetta, cioè una casona, qui sulla spiaggia». Peter ne fu felice e corse dal suo amico a comunicargli la bella notizia. Ma Elliot rifiutò gentilmente e poi spiegò con grande dolcezza il perché. Perché ora che Peter aveva trovato una famiglia, lui, cioè Elliot, sarebbe andato a prendersi cura di altri bambini in difficoltà. «Caro Elliot», disse Peter abbracciandolo, «tu sei certo l'amico migliore che un ragazzo possa trovare». E gli stampò un bacione su quel suo bel musotto di drago. Elliot per poco non starnutì per il solletico. Poi, alzandosi in volo, gli fece ciao ciao con la zampa. Peter, con gli occhi umidi d'amore, lo guardò diventare sempre più piccolo, fino a scomparire all'orizzonte. Di una cosa però Peter fu certo: Elliot sarebbe sempre stato nel suo cuore.